Dopo aver parlato di casi diretti, nello specifico nominativo e accusativo, che abbiamo esaminato nella lezione scorsa, con il video di oggi prenderemo in esame altri due casi, questa volta indiretti, il genitivo e il dativo, che sono dei casi un po' complessi perché svolgono diverse funzioni e la cui trattazione pertanto richiede un approfondimento sicuramente più ampio. La maggiore difficoltà di genitivo e dativo e che talvolta possono sovrapporsi i diversi significati dell'uno e dell'altro caso, e ciò comporta che in fase di traduzione non sempre è facile orientarsi nella scelta tra l'uno e l'altro. Quindi, con la lezione di oggi, proveremo anche a rendere le cose un po' più semplici, a fare chiarezza, sempre nel rispetto degli obiettivi del corso, imparare a tradurre il latino e non a scrivere il latino o addirittura a parlarlo. Cominciamo allora dal caso genitivo e dalle funzioni che il genitivo assolve all'interno della frase. Il genitivo, nella sua funzione fondamentale, indica appartenenza, a quale persona, ad esempio, appartiene qualcosa. Potremmo anche dire che il genitivo specifica un sostantivo, ovvero è specificazione di un sostantivo, anche se può specificare anche un aggettivo o un verbo. Altra funzione del caso genitivo che spesso si ritrova nelle versioni di latino è quella del partitivo, cioè dato un gruppo di esseri, animati o inanimati che siano, espressi in caso genitivo, all'interno di questo gruppo viene preso qualcuno o qualcosa che verrà pertanto indicato in un caso diverso dal genitivo. Militum pars, una parte dei soldati. Il gruppo militum va in genitivo. Ma poi da questo gruppo, da questi soldati, vado a prendere una parte che esprimo al nominativo, ma naturalmente posso esprimerlo in qualsiasi altro caso che non sia il genitivo. Una parte dei soldati presa all'interno del gruppo soldati. In generale possiamo identificare tre usi principali del genitivo. Un genitivo dipendente da sostantivi, come domus patris, la casa del padre, in cui patris specifica il possesso, l'appartenenza della casa al padre. Un genitivo dipendente da aggettivi o participi, come memor benefici, memore di un beneficio, oppure amans veritatis, amante della verità. E infine un genitivo dipendente da verbi, come nell'espressione miserere nostri, cioè abbi pietà di noi. Cominciamo proprio dal genitivo dipendente da sostantivi, che include le seguenti tipologie: genitivo soggettivo e oggettivo, genitivo possessivo, genitivo dichiarativo e esegetico, genitivo di pertinenza, genitivo partitivo e genitivo di qualità. Affrontiamo dunque queste tipologie di genitivo in maniera molto schematica, di modo da non sovraccaricarvi troppo di informazioni, ma di restituirvi comunque l'essenziale. Poi il resto lo sapete, lo fa il manuale di latino e il corretto uso del dizionario. Partiamo dal genitivo soggettivo e oggettivo, due specie differenti di genitivo. Nel primo caso esso indica il soggetto, nel secondo caso indica l'oggetto dell'azione espressa dal sostantivo che lo regge. Nella sostanza, il genitivo è soggettivo o oggettivo, a seconda che esso diventi soggetto oppure oggetto della proposizione a cui può dare origine il sostantivo che lo regge, da cui quella punta di ambiguità che già lo stesso vedeva in questo uso specifico del genitivo. Proviamo a spiegarci la differenza attraverso le frasi. Venne meno l'autorità dei capi. Quel principum dei capi significa l'autorità che i capi avevano. Dunque, i capi è soggetto e avevano è predicato verbale. Perciò, principum è genitivo soggettivo. Nel secondo caso, invece, metus est opinio, il timore è l'aspettazione di che? Magni mali impendentis. Di un grande male che incombe. Cioè, timore è aspettare che cosa? Un grande male incombente, complemento oggetto. Quindi, magni mali è genitivo oggettivo. Nella sostanza dovete vedere appunto se nella proposizione eventualmente originata da questo genitivo, il genitivo svolga funzione di soggetto oppure di oggetto. Vediamo comunque altri esempi. Sensus animi è come dire animus sentit, i sentimenti dell'anima. Qui anima è soggetto di sentit, che è un verbo che tra l'altro etimologicamente è imparentato con sensus. Oppure adventus ostium è come dire hostes adveniunt, la venuta dei nemici, in quanto hostes è soggetto di adveniunt, a sua volta derivante dalla stessa etimologia di adventus. Tra i genitivi oggettivi ricordiamo invece
Cupiditas honorum, che è come dire cupere honores, l'avidità di onori, quindi di ricoprire cariche onorifiche. È chiaro che in questo caso honorum diventa honores, ovvero oggetto di cupere. E ancora, timor mortis è come dire timere mortem, timore della morte. Analogamente, mortis diventa mortem, ossia oggetto, oggetto di un'ipotetica espressione che traduce appunto temere la morte. Molto più semplice a questo punto apparirà il discorso sul genitivo possessivo e dichiarativo. Il genitivo possessivo indica il possesso, l'appartenenza, il riferimento di una determinata cosa. Carmina Virgili, suavissima sunt. Le poesie di Virgilio sono delicatissime. Virgili è un genitivo che indica l'appartenenza di Carmina, delle poesie a Virgilio, al suo autore, a colui che le ha scritte e che dunque possiede la legittima paternità e autorialità di ciò che dalla sua penna è uscito. Altresì molto semplice è il genitivo episegetico o dichiarativo, che semplicemente esprime un nome di un concetto generico. Arbor palme, la pianta della palma. Palme è genitivo episegetico perché specifica il nome di quell'albero, cioè palma. Palma specifica arbor, che è un sostantivo generico e può appunto applicarsi al melo, all'albero delle banane, delle pesche e così via. Ugualmente semplice è il genitivo di pertinenza e il partitivo. Il genitivo di pertinenza, che in italiano si rende attraverso locuzioni come compito di, è proprio di, spetta a, in latino si esprime appunto attraverso il caso genitivo. Militum est parere, ducis imperare, è compito dei soldati ubbidire, del generale comandare. Letteralmente potremmo tradurre è dei soldati oppure è del generale per veicolare l'idea di ciò che conviene, che è appunto tipico o proprio della persona, in questo caso del generale o del soldato. Il partitivo lo abbiamo anche accennato ad inizio video ed è il genitivo che semplicemente esprime il tutto di cui il sostantivo indica la parte. Vediamo queste semplici frasi di esempio. Excellentissimi fuerunt persarum Cyrus et Darius. Ciro e Dario tra i persiani furono i più famosi. Prendo i persiani, tiro fuori una parte, cioè Ciro e Dario, e quel gruppo da cui ho estrapolato Ciro e Dario va in genitivo partitivo. Talvolta il genitivo partitivo è invece richiesto da sostantivi che esprimono numero. Militum pars in columis in castra pervenit. Una parte dei soldati giunse sana e salva all'accampamento. Parte non esprime propriamente la quantità di soldati in termini numerici, però è evidente che pars in questo caso vuol dire una certa quantità di uomini. Altre volte invece il partitivo si ha in dipendenza di sostantivi che indicano quantità. Gentes vim argenti dederant, nostro imperatori. Le genti avevano dato una grande quantità di denaro al nostro imperatore. Mi raccomando, vim è accusativo di vis roboris, ma in questo caso non si traduce con forza, ma significa quantità, anche perché tradurlo con forza non avrebbe alcun senso. Quindi consultate bene il dizionario, perché se da un lato è vero che un errore di vocabolo non vale quanto un errore morfosintattico, tuttavia, se si traduce in questo caso vim con forza, la frase perde totalmente di senso e pertanto anche un errore di vocabolo può in certi casi diventare blu.